Anna, ciao, com'è andata? Guarda, sei arrivata giusto in tempo per la cena. Non è stata una bella giornata. All'ospedale in questi giorni c'è una bruttissima aria. Immagino, dai. È un casino, ormai non abbiamo più posti. Coraggio, vedrai che passerà. No, non mi abbracciare. Non è sicuro. Senti, devo darti una brutta notizia. Che succede? Stamattina mi hanno comunicato che dalla prossima settimana mi trasferiranno nel nuovo reparto Covid-19 perché hanno bisogno di infermieri. No, no, ma com'è possibile? Ho preso inoltre un'altra decisione per la nostra sicurezza. Finché non sarà finita tutta questa storia, andrò ad abitare da sola. Prendo E dove andrai? in affitto una stanza qui vicino. Ci sentiamo per telefono. Stai tranquillo. Siamo in videocollegamento con l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'ospite di oggi è l'infermiera Anna Angelini. Buonasera, Anna. Buonasera. Purtroppo Com'è la situazione lì a Bergamo? non è cambiato molto. Ci può raccontare cosa succede ai pazienti una volta arrivati in ospedale? Sì, certo. Beh, intanto arrivano in media dai 50 agli 80 casi al giorno. Vengono trasportati in terapia intensiva e se nel caso non riuscissero più a respirare normalmente, siamo costretti a sedarli e a intubarli. Poi cosa succede? Poi arriva una parte molto difficile per noi infermieri, perché prendiamo un telefono nel reparto, il telefono del paziente, e gli facciamo chiamare casa, perché quello potrebbe essere l'ultimo saluto, l'ultima volta che sentiranno la voce dei propri cari. E invece tra voi medici? Siamo tesi. Questa situazione è molto stancante e molto dolorosa anche per noi. Mette alla prova la nostra umanità. Ci spieghi meglio, Anna. Ad esempio, quando qualcuno viene in ospedale a chiederci disperatamente di poter vedere un paziente ricoverato, ovviamente le visite non sono permesse, per questo dobbiamo mandarli a casa. O ancora peggio, è il momento in cui bisogna dare la notizia del decesso ai familiari. Capisco. Ma capiamo che questo è il nostro dovere e per quanto sia difficile da sopportare, dobbiamo farlo. Tutto il paese vi è grato per questo. Capiamo bene il vostro stato di difficoltà. Ci parli un po' di lei e della sua situazione personale. Come la sta vivendo? Beh, io vivo praticamente qua in ospedale da circa 2 mesi, ho affittato una stanza qui vicino, non posso assolutamente tornare a casa con il rischio di contagiare mio marito o mia figlia. Per tutti i turni che faccio salto molti pasti, ma quella è la cosa meno importante. Quello che mi manca di più della mia quotidianità è sicuramente il contatto con i miei cari. Come l'hanno presa? Mia figlia non ne sa niente, ha poco più di 5 anni e mio marito si inventa delle scuse per non parlare della mia assenza. Lui capisce la situazione e anche se è difficile lo accetta. Il problema sono i miei genitori. Hanno molta paura e non capiscono perché spetti proprio a me questo compito. La ringraziamo molto per averci dedicato questi preziosi minuti. C'è qualcosa che vuole dire al pubblico prima di chiudere il collegamento? Sì, vorrei pregarvi di rimanere a casa. Lo so che è difficile, soprattutto per i più giovani. Io e tutti i medici vi chiediamo di fare un ulteriore sforzo, perché la situazione è critica e noi siamo sfiniti. Vogliamo tornare a casa anche noi. Seguite le regole, per favore. Non rendete vani tutti i nostri sforzi. Noi le facciamo un grande in bocca al lupo, arrivederci e grazie ancora, Anna. Oggi è il 28 aprile. Sono in macchina. Gli agenti mi stanno portando a casa per scontare gli ultimi 4 mesi della mia pena. Hanno messo le carceri in sicurezza per l'emergenza coronavirus e ad alcuni detenuti è stato concesso di scontare la pena rimanente ai domiciliari. Le strade sono così vuote che mi vengono i brividi. Il silenzio ovunque. Non ho mai visto Roma così triste. Spero di metterci tanto ad arrivare. Ho paura della reazione della mia famiglia. Me ne sono andato e li ho abbandonati. Mia moglie mi è venuta a trovare una volta sola, in un anno. Forse non mi vorrà più. Mi guarderà stento e quando lo farà i suoi occhi saranno pieni di ira. Ho paura di quello che pensa mio figlio. Chissà quello che ha passato con un padre in galera. Chissà se almeno lui mi farà un sorriso. Continuo a guardare dal finestrino. Mi stiamo avvicinando al mio quartiere. Il mio cuore batte sempre più veloce. Quante volte nella mia cella ho pianto
pensando a tutte le cazzate che avevo fatto nella mia vita. Gli alberi sono in fiore. La primavera. Cavolo, quanto mi è mancata. E se mi accogliessero come un estraneo? Se non riuscissero neanche a guardarmi? Non ce la faccio. Questi pensieri sono troppo dolorosi. Vorrei che il mio primo passo dentro casa fosse accompagnato da sorrisi, pianti e abbracci gioiosi. Vorrei che mio figlio mi venisse incontro e mi stringesse con quelle braccia piccole piccole intorno al mio collo. Mi stringesse così forte da farmi soffocare. Come per dire, papà, non mi lasciare più. Solo a pensarci mi scendono le lacrime. Sì, sto piangendo. Sì, ho 45 anni e piango per la paura di non ricevere un abbraccio. La gente mi guarda torvo, ma le mie lacrime non si fermano. Non riesco a controllarle. Provo a concentrarmi sulla mia città. La macchina passa davanti al bar dove da ragazzo andavo prima di entrare a scuola. Che bei ricordi. Com'ero innocente. Inizio a sorridere pensando a tutte le cavolate che facevo. Erano proprio bei tempi, dove la mia unica preoccupazione era cosa avrei dovuto mangiare a pranzo. Poi mi torna in mente come ho conosciuto mia moglie. Quanto le sono andato dietro prima che si decidesse a uscire con me. Ora probabilmente non vorrebbe neanche avermi mai incontrato. Siamo arrivati. La gente apre lo sportello e mi prende per un braccio. Il portone non è come lo ricordavo. È pieno di ruggine. Cavolo, quanto si è rovinato. È invecchiato. Proprio come me. Avrei voluto potermi sistemare, farmi la barba. Sono troppo trasandato per incontrare la mia famiglia dopo così tanto tempo. Mi sta per venire una crisi di nervi. La gente citofona. Mia moglie apre subito. Questa sarebbe stata la visita più inattesa e sciagurata della sua vita. Faccio un gradino alla volta. Le mie gambe iniziano a tremare. Eccola là. La porta. Sul campanello c'è ancora scritto il mio cognome. Mi viene da piangere, ma devo essere forte. La porta si apre velocemente facendo quel cigolio che è tanto familiare. Davanti a me c'è la mia famiglia. Il mio futuro.